Veniamo da un passato in cui si giudicava con severità ogni atteggiamento e il confine tra etica e pettegolezzo era molto labile. Una severità che, pur partendo da buone intenzioni, finiva col far diventare il cristianesimo una religione intollerante e giudicante. Oggi, in tempi di buonismo, si è passati ad un atteggiamento uguale e contrario. Dio è talmente buono da non occuparsi affatto del nostro comportamento, come se la fede e la vita concreta non avessero punti di contatto. Come spesso accade, la verità sta nel mezzo. Dio non è un severo sanzionatore. Il cristiano è chiamato a giudicare, non a spettegolare, secondo la logica di Dio, che vede sempre la parte positiva e propositiva, che va in cerca della pecora perduta, ma che richiama alle proprie responsabilità il peccatore. Far finta di niente non è affatto un atteggiamento amorevole. Dio riesce ad essere nel contempo accogliente ed esigente per farci uscire dalle secche in cui areniamo la nostra santità. Da Lui impariamo a giudicarci e a giudicare. Dal secondo libro dei Re. In quei giorni Salmanassar, re d'Assiria, invase tutta la terra, salì a Samaria e l'assediò per 3 anni. Nell'anno nono di Osea, il re d'Assiria occupò Samaria, deportò gli israeliti in Assiria e li stabilì a Calac e presso il Cabor, fiume di Gozan, e nelle città della Media. Ciò avvenne perché gli israeliti avevano peccato contro il Signore loro Dio, che li aveva fatti uscire dalla terra d'Egitto, dalle mani del Faraone, re d'Egitto. Essi venerarono altri dei, seguirono le leggi delle nazioni che il Signore aveva scacciato davanti agli israeliti e quelle introdotte dai re di Israele. Eppure il Signore, per mezzo di tutti i suoi profeti e dei veggenti, aveva ordinato a Israele e a Giuda: convertitevi dalle vostre vie malvagie e osservate i miei comandi e i miei decreti, secondo tutta la legge che io ho prescritto ai vostri padri e che ho trasmesso a voi per mezzo dei miei servi profeti. Ma essi non ascoltarono, anzi, resero dura la loro cervice, come quella dei loro padri, i quali non avevano creduto al Signore loro Dio. Rigettarono le sue leggi e la sua alleanza, che aveva concluso con i loro padri, e le istruzioni che aveva dato loro. Il Signore si adirò molto contro Israele, e lo allontanò dal suo volto, e non rimase che la sola tribù di Giuda. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non giudicate, per non essere giudicati, perché col giudizio con cui giudicate sarete giudicati, e con la misura con la quale misurate sarete misurati. Perché osservi la pagliuzza nell'occhio del tuo fratello mentre non ti accorgi della trave che hai nel tuo occhio? O come potrai dire al tuo fratello: permetti che tolga la pagliuzza dal tuo occhio, mentre nell'occhio tuo c'è la trave? Ipocrita, togli prima la trave del tuo occhio e poi ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. È sempre utile aiutare il prossimo con saggi consigli, ma mentre osserviamo e correggiamo i difetti del nostro prossimo, dobbiamo essere consapevoli anche noi di avere dei difetti. Se io credo di non averne, non posso condannare o correggere gli altri. Tutti abbiamo difetti, tutti, e dobbiamo essere consapevoli. E prima di condannare gli altri, dobbiamo guardare noi stessi dentro. Possiamo agire in modo credibile, con umiltà, testimoniando la carità.